Buongiorno, siete collegati con la redazione giornalistica di Pineta Oggi TV Online per le prime notizie del mattino e i suoi approfondimenti. Ai microfoni studio Massimo Bonella, direttore di PinetaOggiTV.net e in collegamento diretto con Science Web Network da Treviso. Stiamo appunto sperimentando un collegamento video. Io intanto inizio con il nostro notiziario. Iniziamo, per meglio dire, con due approfondimenti. Dunque, il primo, parliamo di sicurezza a Mestre, quindi riprendiamo una notizia di qualche tempo fa, un'operazione, la ricordiamo, che c'è stata un'operazione di polizia di Stato contro il reclutamento, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, che ha portato nel corso della notte tra lunedì 26 e martedì 27 agosto a eseguire 6 provvedimenti restrittivi, sgominando così un'organizzazione albanese-ungherese attiva in Veneto. Risultano irreperibili in Italia 2 indagati che erano stati appunto ricercati anche all'estero tramite il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia. La squadra mobile della Questura di Venezia aveva scoperto come uno strutturato gruppo criminale reclutasse in Ungheria giovani ragazze appena maggiorenni che venivano destinate a prostituirsi nel Veneto, soprattutto nella strada statale Terraglio che collega Mestre a Treviso. Ecco, per chi ci seguisse da fuori ambito regionale, ricordiamo che questa strada, la strada statale 13, è quella per cui collega sarebbe, diciamo, detta anche la Napoleonica che collega Mestre con Treviso, quindi Treviso, Conegliano, Pordenone, Udine fino ad arrivare a Udine. Il tratto interessato è appunto tra Mestre e Treviso, i primi 21 chilometri, scusate. Gli indagati, cosa succedeva? Che questi indagati ricorrevano anche all'uso della violenza fisica per affermare il proprio predominio, tanto da minacciare le ragazze ad altri gruppi pretendendo il pizzo ed imponendo una tassa di stazionamento pari a 50 euro a sera per ogni ragazza. Le giovani reclutate in Ungheria dovevano consegnare al gruppo quanto guadagnato e non dovevano intrattenersi per non più di 10 minuti col cliente. La mobile lagunare ha accertato anche transazioni di denaro tramite agenzie di money transfer per svariate migliaia di euro, con frequenza quasi giornaliera. Dunque, questo è quello che appunto succede, cioè come vengono appunto maltrattate queste donne, queste ragazze, potremmo dire giovanissime, in alcuni casi abbiamo sentito anche minorenni, in questi anni, nel 2000, certe cose dovrebbero essere oramai superate e invece ci troviamo ancora alla schiavitù per le strade, sotto gli occhi di tutti. E questi qui che si permettono di sfruttare l'essere umano, sostanzialmente. Ecco. Dunque, c'è poi un problema ovviamente anche di sicurezza. A Mestre, sempre teniamo lo zoom su Mestre, sicurezza sopra ogni cosa e poi decoro, pulizia e molte altre cose che oggi mancano alla città, tanto che regna la paura di uscire e molti vogliono andarsene. È nato quindi il comitato Mestre Off Limits, un super coordinamento di gruppi di residenti arrabbiati nati in questi ultimi mesi ed anni, rappresentativi di diverse aree della città che oggi sono messi insieme per dire basta, ma non solo a parole ma anche con i fatti. Ci sono quindi dei rappresentanti, ad esempio di Via Piave, Via Carducci, Via Verdi, Corso del Popolo, eccetera. Ecco, io potrei dire a tale proposito che ricordo, ad esempio, le camminate da piccolo in Via Piave, poi in Via Cappuccina, in Corso del Popolo, ma in modo particolare in Via Piave perché appunto anche con gli altri amici di scuola, proprio gli stessi amici d'infanzia, diciamo di classe, voglio dire, gli stessi amici di classe, che col nonno si andava proprio a passeggiare lungo Via Piave per poi arrivare come meta finale in stazione, e poi c'era il nonno che era un ex macchinista che allora ci spiegava un po' come funzionavano i treni, cioè era una camminata anche poi alla fine culturale. Ecco, tutto questo è venuto a meno, ecco, ricordiamoci questa cosa qui. Ed ora veniamo alle notizie per poi andare con un altro approfondimento. Dunque, riprendiamo un po' la notizia della televisione di Stato ERT, la televisione di Stato greca, che la polizia ha fatto irruzione nei giorni scorsi nella sede della televisione di Stato greca, sgomberando decine di manifestanti che la occupavano dal giugno scorso, quando il governo, senza preavviso, aveva chiuso l'emittente. Fatto gravissimo.
riferiscono funzioni di funzionari di polizia. Tra gli occupanti e gli agenti che hanno isolato l'area e bloccato l'accesso all'edificio ci sono stati scontri. La chiusura della ERT, che rientrava nell'ambito della riduzione dei posti di lavoro pubblici concordata con i creditori stranieri, ha provocato una crisi di governo e costretto i giornalisti licenziati a utilizzare internet per diffondere le notizie, sia pure illegalmente. Oggi il canale web che gestiscono da mesi ha trasmesso immagini di una redazione vuota. Ricordiamo che la polizia ha sparato lacrimogeni per disperdere piccoli gruppi di manifestanti e ha fermato brevemente quattro persone accusate di resistenza a pubblico ufficiale. Sì, a me mi sa che poi semmai è il contrario. Circa 300 sostenitori della ERT sono riuniti all'esterno, si sono poi riuniti all'esterno della sede principale dell'emittente che si trova nella zona nord di Atene. A giugno il governo, lo ricordiamo, aveva spento il segnale televisivo e licenziato 2.600 dipendenti. Proseguiamo con l'altra notizia dall'estero. Si stima un bilancio molto alto per il numero di vittime del tifone nella provincia di Leyte, nel centro delle Filippine. Il capo della polizia locale riferisce di circa 10.000 morti dopo una riunione con le autorità della provincia. Sempre dall'estero ci spostiamo in Giappone. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata in Giappone alle 7.38 locali nella giornata di sabato. L'epicentro è stato localizzato poco a nord della capitale Tokyo. Nessun allarme tsunami. La scossa, durata più di un minuto, quindi molto lunga, è stata avvertita in modo netto nella capitale. Al momento comunque non risultano, per fortuna, danni a persone o a cose. Ecco, quindi non ci sono, lo ripetiamo, non ci sono danni a persone e a cose. Ed ora veniamo al secondo approfondimento. Parleremo di un evento che emoziona e fa riflettere allo stesso tempo. Dunque, non si ricorda, a memoria d'uomo, dei pesci volanti nella laguna di Venezia. C'è un nuovo inquilino, potremmo dire così, nelle acque dei canali veneziani. È il pesce volante, famoso per i suoi salti, ma potremmo definirli appunto voli, visto che è in grado di planare per qualche centinaio di metri senza toccare la superficie. Una tecnica che serve a sfuggire al predatore habitat naturale di questi pesci particolari sono l'oceano e le aree aperte del Mediterraneo. E quindi con enorme sorpresa che è stata accolta la sua presenza nelle acque basse e salmastrose della laguna. Tutto ha avuto inizio con la pubblicazione di foto da parte di decine di fortunati utenti che hanno, come dire, di turisti e anche, diciamo, delle persone del posto che hanno potuto assistere allo spettacolo. Dunque, i biologi inizialmente scettici hanno dovuto ricredersi. Questo evento straordinario, sostengono, è il sintomo inequivocabile della marinizzazione della laguna dovuta ai grandi lavori fatti negli ultimi decenni in laguna e ai mutamenti climatici che hanno portato correnti marine più forti e un livello di salinità dell'acqua molto elevato. Un caso che dovrà essere analizzato a fondo per capire anche quali conseguenze potrà avere sull'equilibrio ambientale e naturale dell'area lagunare. Notizia che ricordo abbiamo tratta dal sito centrometeoitaliano.it. Ritorniamo all'estero per una ultima ora nucleare. Il ministro israeliano dell'economia Bennett ha dichiarato alla radio militare del paese che Israele ha lanciato un'azione diplomatica in vista della ripresa dei negoziati fissata per il 20 novembre fra Iran, USA, Russia, Gran Bretagna, Germania e Francia, più la Cina sul nucleare. Sono in corso colloqui fra ministri israeliani e dirigenti stranieri sulle intense profilatesi a Ginevra che, secondo Israele, hanno, così sono state definite, cattive. Ha detto Bennett, anche ha annunciato che martedì sarà a Washington per colloqui al Congresso. Questa appunto è l'ultimissima notizia giunta pochi minuti fa. Dunque, non ci sono altre notizie
proprio dell'ultimo, potremmo dire, secondo. Diamo uno sguardo alla testata giornalistica online della televisione pianetaoggitv.net. In primo piano abbiamo il ricordo della messa in onda di questi notiziari, in collaborazione appunto con Sites Web Network di Treviso. Poi abbiamo un editoriale che è messo in primo piano, Rifiuti radioattivi, un'altra strage di Stato. Un editoriale scritto da Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000. Poi abbiamo un comunicato stampa del SAP, Sindacato Autonomo di Polizia della città di Chiusi, siamo in Toscana, siamo in provincia di Siena, e salutiamo anche coloro che ci seguono da quelle zone, appunto tramite la Teleidea, che ripete il nostro settimanale, che viene in onda appunto anche qui, dalle frequenze online, possiamo dire così, di Sites Web Network. Settimanale Pianeta Oggi Report, che nasce dalla testata Pianeta Oggi TV. Poi abbiamo altri comunicati stampa, ritornando alla homepage, la LAC informa, praticamente il coordinamento protezionista Veneto ci dà delle informazioni, praticamente sfodera il poker per chiudere definitivamente i roccoli. E qui c'è appunto un comunicato stampa molto importante. Poi abbiamo il notiziario verde di Andrea Zanoni, ambientalista, europarlamentare, che è molto impegnato per la tutela del territorio. Poi c'è altri comunicati stampa, come ad esempio quello del Movimento Animali Liberi, che informa di alcune loro iniziative contro lo sterminio di cani in Romania, che questa è una cosa veramente vergognosissima. E quindi abbiamo poi al termine un editoriale in video di Giulietto Chiesa, giornalista, europarlamentare e adesso presidente del Movimento Alternativa. Vi ricordo che infatti è in corso proprio un incontro di Alternativa a Roma. Avremo la prossima settimana delle ultime notizie su come è andato, quali iniziative da prendere e poi naturalmente anche un'opinione su questa crisi. In modo tale da fare un po' il punto della situazione. Tra altre cose vi diamo anche una notizia proprio, come dire, in super anteprima, che da domenica prossima, dalle frequenze in FM stereo di Radio Piper Fontana Fredda, l'emittente radiofonica di la storica emittente radiofonica di Fontana Fredda, che trasmette sugli 88.8 e 93.8 da Piancavallo, praticamente dovremmo partire dalle 18 alle 19 con una trasmissione sperimentale in diretta in collaborazione anche appunto con Science Web Network, di poter farla andare a reti unificate e naturalmente la collaborazione di pianetaoggitv.net. Quindi queste sono le ultimissime proprio notizie di oggi. Da Massimo Bonella l'augurio dunque di una buona giornata. La linea ora da Venezia passa a Treviso per il proseguo della programmazione musicale.